Tornaredo un pallone per un sorriso, torneo benefico di calcetto femminile. Con noi ci sarà la nazionale italiana suore, la nazionale italiana curvi, la nazionale italiana tattoo women, gli All Blacks vecchie glorie e il Kral di Bietta. E con la madrina della serata, Francesca Giuliano, un voto noto, molto noto della TV italiana, infatti lei è la Miss anni 50. Tante sere ti vediamo, noi accendiamo la televisione e ti vediamo in compagnia di Paolo Bonolis, giusto Francesca? Da 6 anni. Quindi 6 anni. Questa nuova stagione che cosa accadrà, ma insomma sono 6 anni e sono sempre onorata di incarnare questi anni. Oggi un appuntamento molto importante. Qua parliamo della violenza contro le donne e tu sei testimonial, no, di questa iniziativa. Moreno Buccianti mi ha proposto questa serata, io ho detto subito sì perché questa sta diventando una piaga sociale. Se noi accendiamo la televisione e lasciamelo dire che ben vengano programmi come quelli del signor Paolo Bonolis, perché uno magari ecco evade da quello che sta accadendo, che è una strage di tutti i giorni. E in compagnia delle campionesse della ginnastica ritmica italiana abbiamo con noi Martina Centofanti. Ciao Martina. Ciao, buonasera. Beh, intanto è un onore avervi qua perché io so che avete vinto un accesso a Parigi, se non mi sbaglio, vero? Sì, è vero, abbiamo disputato i mondiali a Valencia lo scorso settembre e abbiamo staccato il pass per Parigi 2024, quindi stiamo lavorando duramente, abbiamo montato i nuovi esercizi e adesso è appena iniziato il cammino verso Parigi, appunto. In due parole, ginnastica ritmica. Ci vuoi spiegare in cosa consiste per quei pochi che non lo sapessero? Le discipline? Allora, la ginnastica ritmica, noi siamo appunto la squadra, quindi scendiamo in pedana in 5 e alle Olimpiadi porteremo un esercizio con 5 cerchi e l'altro con palle e nastri, quindi poi ovviamente cambiano di quadriennio in quadriennio, però il programma che porteremo noi alle Olimpiadi sarà questo. Nazionale italiana a curvi, siamo in compagnia di Francesca Angelo. Francesca, ciao a tutti, buonasera. Come sta andando? Sta andando benissimo. Perché ma noi... come? Avete perso? No, la ma noi non perdiamo mai, anche se arriveremo sicuramente ultime, ma la nostra vittoria è altro. Che bello, questo dovrebbe essere lo sport, vero sì, Francesca? Sì, perché noi comunque in campo mettiamo la nostra simpatia, la nostra accettazione, il gioco di squadra, l'essere donna, insomma, tutto ciò che concerne quello che è il divertimento e anche curvi. È un grande onore e piacere essere in compagnia di Suor Silvia, perché loro sono nazionale italiana suore. Esatto. Beh, intanto è molto bello vedere voi impegnate, che oltretutto, oltre a divertirvi e giocare a calcio, ovviamente ci portate anche un messaggio bello, no? Sì, sì, sì. Noi poi ci vedete. Oggi siamo come delle bambine, perché il Vangelo ci dice se non ritornerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli. Esatto. E quindi è un po' questo, no? Noi siamo andati anche dal Papa, gli ha detto, ma voi cosa ci fate, no? E noi abbiamo detto, ma veramente abbiamo fatto quello che lei ci ha detto, uscite dai conventi. È giusto. E tutte noi abbiamo preso la palla, una cosa che è il pallone, che ci accomunava prima di diventare sole, abbiamo detto, andiamo e giochiamo. E quindi oggi stiamo lanciando un messaggio attraverso lo sport, la possibilità proprio di raggiungere il più possibile i ragazzi, i giovani che magari vanno nelle piazze e non certo a giocare a pallone.